Davide Boncore, il Tergu ferma questa bellissima striscia che avevate di risultati positivi a Selargius, una sconfitta per 1-0. E avete tentato nel secondo tempo di riacchiappare questo risultato, un po' di confusione, qualche buona occasione, ma anche il rischio di prendere 2-0. Sì, è stata una partita dove ho da rimproverare qualcosa ai miei sotto il punto di vista del secondo tempo, del gioco, perché siamo venuti a mancare in questa partita dove c'è un po' di rammarico, un po' anche perché non ci abbiamo messo sempre quella solita cattiveria che in precedenza la squadra mi ha dimostrato di avere e di stare tranquillo in questo senso. Oggi abbiamo fatto un passo indietro con questa partita, domani si deve iniziare a pensare a questa partita di mercoledì, che è una semifinale di Coppa, quindi non c'è tempo per piangerci addosso e di subito di avere la reazione per mercoledì. Per venire un po' incontro a questa prestazione opaca, può essere che il campo, voi abituati al sintetico, alle giocate, ai fraseggi, può aver inciso? Un campionato d'eccellenza, ce ne sono diversi campi così, quindi o Tadegui, non questo Tadegui. Però al di là di tutto devo fare complimenti a Selargius perché ha avuto quella cattiveria dove secondo me si tirerà fuori per la salvezza, perché dove io rimproverò alla mia squadra quella cattiveria in più che oggi è venuta a mancare. Con una grande risalita state facendo in classifica, sì. Sicuramente il Tergu vuole puntare perlomeno ai primi 5 posti, no? Si dice che i play-off possono essere un obiettivo raggiungibile, oggi ha perso anche la Ferrini, quindi diciamo il quinto posto rimane alla portata, ha vinto però la Palma, sì. E quindi per voi non cambia niente, soprattutto a dicembre magari rinforzerete anche la squadra. Adesso sono valutazioni che faremo insieme alla società, faremo obiettivi, vediamo questa partita di mercoledì per il futuro che è molto importante, in cui la società tiene tantissimo, e poi si fanno delle valutazioni su questo. Al di là non ho nulla da rimproverare a questi ragazzi che lavorano sempre settimanalmente con impegno, con sacrificio, però qualcosa da rimproverare oggi l'abbiamo, sì. Ecco, può essere anche l'assenza di Falchi, che lui è anche un po' un trascinatore, anche ci mette quella cattiveria che magari oggi è mancata in area avversaria. Non parlo mai dei singoli, sono sempre stato abituato, e anche quando giocavo, a lavorare da squadra e i singoli a mettersi diciamo a disposizione della squadra, magari con quel giocatore con più di qualità, con dietro magari la squadra lavora per lui, lavoriamo tutti assieme, i sacrifici, gli obiettivi si raggiungono. Ecco, proiettiamoci a mercoledì, semifinale di Coppa, all'andata avete vinto 2-1, sì. Partite in vantaggio, un risultato che però magari è un po' rischioso, l'1-0 può premiare il Ghilarza, però è sempre meglio giocare il ritorno con la vittoria in tasca. Sì, un altro campo in erba, andiamo a giocare questa semifinale, è sempre una semifinale, e spero di recuperare tutti già da domani e iniziare a pensare tranquillamente lunedì e martedì a questa partita. Brevemente il corso al vertice, oggi ha perso San Teodoro, ha vinto Luri, inarrestabile Luri. Guarda, sulla carta si dice così, hanno in panchina un uomo esperto come Mister Muroni, il quale sa il fatto suo, hanno delle individualità buone per la categoria, però il campionato è ancora lungo e quindi può succedere di tutto. Ringraziamo Mister Boncore, tanti in bocca al lupo per la gara di mercoledì, la Coppa Italia è un bel trofeo, arrivare in finale è una bella cosa, poi si va per gradi. Okay, grazie. Grazie.